Che tuono! Signori, ho acceso il motore. Qua palesemente è un posto dove ci sono i narcotrafficanti. Cioè, forse l'ho trovato di già. Un mio amico meteorologo mi ha avvisato che praticamente sta arrivando il devasto qua. Cioè, chi è cazzo mio amico un meteorologo? Io ho i contatti. Cioè, cos'è? Cosa credi? E tipo mi ha inviato delle foto dove c'è il temporale viola pazzo assurdo e ha detto che molto probabilmente grandinerà. Questi sono i materiali che abbiamo. Tre macchine. E una moto. E una moto. Questi sono da proteggere. A disposizione cosa abbiamo? Un albero gigante, un carport mezzo bucato e altre due persone disperate. Vabbè, e quindi? Allora, prendiamo sto telo e mettiamolo sulla mia macchina nel frattempo che pensiamo. Ok. Signori, la svolta. Oddio, ci sono già delle gocce di pioggia. Lo so, per quello ti ho detto muoviti. Ragazzi, sta piovendo presto. Ma io non so come fa. Buttaglielo sopra. È un'armatura per la macchina. Questo assorbe l'energia cinetica della grandine. Che c'è lì dentro? Cos'erano questi pezzi? Ma erano l'acci da mettere sulle ruote. Dacci adesso, cosa siamo? Più riparati di così non possiamo. Ho legato un po', cosa faccio con sta roba? L'ho legato in qualche modo, scappiamo! Via! Fa ridere che noi siamo qua tutti disperati e poi c'è la Deborah che taglia serenamente le cipolle. Sta arrivando al bel tempo e sembra che sia tutto sopravvissuto. Excuse me, vieni a vedere fuori che tempo c'è adesso. Ma sei serio? Ma sono passati 2 minuti! È un sole della Madonna! Questo tempo pazzerello, ragazzi. Quello che segna che ci sarà il temporale per tutta la settimana. Quindi qualcosa mi dice che questa non è stata la nostra ultima battaglia contro il tempo. Minchia, che tuono! Cosa vuoi fare? Cosa? Impazzito! Vai a dargli una mano! Ma col cacchio! No. Arrivo! Ma le contagne! Sono creati laghi attorno a una macchina! È una situazione ingestibile! Basta temporale! Oggi ci è venuta voglia di geocaching. Probabilmente vi ricordate il geocaching, ma se non fosse così, è praticamente una caccia al tesoro in giro per tutto il mondo, il cui obiettivo appunto è trovare delle scatoline con all'interno delle mini pergamene in cui potete firmare e lasciare il vostro nome. Sta di fatto che andiamo verso Punta San Vigilio. Guarda qua, parking San Vigilio. 2 euro all'ora. 2 euro all'ora, sei pazzo! Guarda qua i cani, boom! Ti ripara dal sole e ti fanno pure la guardia. Esatto. Domanda, chi è che si è informato di questo geocache? Io mi sono affidato a Freddo, quindi cos'è sappi sto, che... Cos'è sto scarico di responsabilità? Tu sei il responsabile. Il responsabile dici dove andare. Errore di rete. Controlla la tua connessione e riprova. Eccolo, eccolo, eccolo. Questa è praticamente una multicache e vuol dire praticamente che bisogna risolvere degli enigmi per arrivare al tesoro finale. Allora, è a 150 metri, dobbiamo andare verso di là più o meno. Come si fa a fare jogging con 60 gradi sull'asfalto? A mezzogiorno. In mezzo alla strada, poi. Ci siamo esattamente sopra, quindi il primo enigma è praticamente una formula matematica. Devi trovare il giardino di Apollo per la villa, per l'hotel e il restaurant, più l'ara dell'elicottero. Cosa vuol dire? Non è magari il numero di lettere che compongono la parola? No, non penso. Secondo me bisogna trovare questi posti e c'è un numero che li rappresenta. Ok. Vabbè, andiamo di qua. Beh, là vedo un botto di barche. Che cacchio è? Perché? Porca boia, guarda. Madonna, quante. Ma c'è un rave party. Oh, ma che è? Sono tutti qua per il geocache. La villa è quella. Ah, what? Guarda qua. 6. Secondo me la villa è il numero 6. Ok, abbiamo il numero 6. Mi sembra che ci stiamo avvicinando. Mi sa che questo è l'hotel? Può essere. Guarda, questo è l'albergo. 4. E questo è il 4. Manca il giardino di Apollo. Apolline! Qua! Attenzione! In Apolline! Ci stiamo avvicinando ad Apollo in qualche modo. Lì ci sono delle statue antiche, tipo. Questo sembra un giardino di Apollo. Cos'è che ci manca? Il giardino di Apollo. E l'eliporto. Ci manca l'eliporto. Oddio, ma qua siamo sul lago proprio, guarda. Cavolo! Non so te, ma io qua non vedo un eliporto. Figo però qua. È per questo che ci sono tutte ste barche. Però... Hai capito com'è avere i soldi. Andiamo a chiedere a qualcuno, mi scusi? Lei dove ha lasciato il suo elicottero? Ciao, scusa, che tu sappia, c'è un eliporto. Uno? Eliporto. Ok, e i giardini di Apollo? Neanche. Non ci siamo drogati, lo giuro. Oh, un elicottero! A terra! Lo sento ancora! Ecco, ancora, ancora!
Harry. Elicottero. Non c'è più l'eliporto. E non capisco. Attenzione. Perché ho trovato una foto. Non è che è questo? Appunto. Giardino di Apollo. L'abbiamo trovato. Cioè, questo cartello non c'è più, capito? Hanno cambiato il cartello. Cioè, capito i nomi dei posti? Sì. Ma si hanno fregato sti bastardi. Quindi sono questi numeri. Albergo e ristorante. Il punto cos'era? Dovevamo trovare un cartello che non c'è più, però l'abbiamo trovato su internet guardando una vecchia foto. Cioè, noi siamo dovuti tornare indietro nel tempo per risolvere sto giochetto. Che poi non abbiamo risolto ancora nulla, siamo al livello 1. Esatto. Ce ne sono andiamo altri. Avanti. Ok, allora, prendi la calcolatrice. Devi fare 8 sì. per 5 per 10 più 14. 414. Ok, 414. Quindi adesso noi in questo momento abbiamo queste coordinate qua e praticamente per poter trovare quelle definitive dovevamo sostituire alla A 414. Quindi esatto. Adesso abbiamo la posizione esatta. E dov'è? Adesso guardo un attimo. Ci spedisce in questo punto qua, che dov'è, è praticamente sul percorso di prima. Il punto è qua. Qua? Ti dice in questa zona è caduto un albero, che è questo qua. Vedi, questo qua è l'albero che era caduto, no? Ok. In che anno questo albero è caduto? È caduto il 6 agosto del 1995. E quanti anni aveva l'albero? 300. 300. Ok, quindi questi sono i numeri che ci servono per andare alla prossima coordinata. Bello questo cappello, dov'è? Questo cappello è sul mitico sito di fbros.com. Signore e signore, se volete vedere il merch, mi raccomando, vi lasciamo un codice QR sulla faccia di Fred. Esatto, ecco. Se volete scannerizzatelo col telefono e vi manderà sul sito, se no c'è il link sotto in descrizione. Allora, ho trovato le coordinate, ci manda davanti alla villa. Adesso chiede di che anno è l'albero di olivo. Ah, questo, quello lì. Quello lì. Guarda qua, un altro cartello. Olivo Casalivo, 16° secolo. Quindi con questo 16° secolo io dovrei riuscire a trovare la prossima coordinata. Allora, abbiamo la coordinata, dobbiamo andare. Cavolo, non prende internet. Non prende internet. Cercalo, cercalo. No. Ah no, è giù di qua, è giù di qua. Sì, ma vecchio. Cioè, è praticamente nell'acqua. Andiamo, andiamo a vedere. Occhio ragazzi a non scivolare, che qua esatto, sono liscio. Ora tu hai la videocamera, attento. C'è scritto di contare quanti punti geografici ci sono. Ma cosa sono i punti geografici? Bisogna trovare sta roba. È tipo un uno di quelli. C'è scritto Regione Veneto. Ah, forse è quello? Sono due. Uno è qua e uno è qua. Teniamoci per buona questa cosa qua. Vediamo le coordinate. Ok, allora abbiamo le coordinate finali del geocache. Finalmente troveremo il tesoro. What? Siamo sicuri? Sì, vecchio, è sulla costa. Sono quegli alberi là in fondo circa. Ah, dobbiamo scendere mi sa qua. Qua? Cacchio, qua c'è la melma proprio. No, allora, cioè, qua palesemente è un posto dove ci sono i narcotrafficanti. Cioè, è impossibile. Ah, è tipo una spiaggetta qua. Dovrebbe essere qua in zona. Palese in questo muro. Palese. Oh, oddio, forse l'ho trovato di già. Di già. È una lattina. Ah no, una lattina. È una lattina nel muro. Cacchio. Ci rendiamo conto di sto qua? Come è riuscito a nascondere la sua lattina? Cioè, no, si sentiva così tanto in colpa. Oh, qua c'è un buco, qua c'è un buco. Vecchio, quello è un buco strano. Vecchio, è questo. Questo è sospettissimo. È questo. Vecchio, secondo me è questo. Eccolo lì. È lì, è lì. Davvero? Vecchio, è questo. Era sospettissimo. Cacchio. Cacchio, guardalo. Nascondiamoci ragazzi. Madonna mia, sembriamo veramente dei drogati. No, guardalo. È questo. Ci sono tutte quante le firme di chi l'ha già trovato. Ora possiamo lasciare anche la nostra. E anche DF sono riusciti a trovarlo. Mi hanno chiamato al cospetto dell'unboxing del tronco, ma non so perché. Come al solito ho preso la svolta, signori e signore. Renderà la tua estate la migliore estate della tua vita. What? Oh, cosa? Cos'è? Oddio. Allora, questo coso qua non è un semplice gonfiabile. Cioè, è della Yamaha. È della Yamaha perché questo teoricamente è un gonfiabile motorizzato. Cosa? Let's see. Oddio, questo qua è il comando. Il comando, si chiama volante. Il volante. Ti immagini, polizia. Mani sul comando. No, vecchio, questo è il motore, secondo me. No, guardalo. Che figata. È un bestione. Mi sembra la turbina di un aereo. È passato un giorno, abbiamo fatto caricare le batterie, che a quanto pare ci mettono tipo 12 ore. E niente. Comunque io leggo sta cosa. Il Sea Scooter non è pensato per trasportare una persona che pesi meno di 70 kg. Cioè, cosa vuol dire? I bambini non possono salire. C'è un bambino disegnato sulla confezione. È un bambino molto pesante. Ok, allora la prima cosa da fare, qua c'è scritto che è gonfiare sto coso. Eccoci qua. Guarda qua che figo. Porca boia. Eureka. Oh,
Devo avere che un attimo di pausa. Perché siamo venuti qua? C'è un caldo bestia. Oh, okay. Siamo evoluti e siamo venuti all'ombra. Esatto, come le persone. Aspetta. Serie. Prova con l'ausilio della bocca. È impossibile, provaci. No, grazie. Qua abbiamo trovato già il primo difetto. No, ok, ho capito. È pazzesco. Fred ha questa capacità che non appena ciuccia qualcosa ne sa tutte le proprietà. È pazzesco. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Guarda qua. Pazzesco. Ok, adesso è un gommone normale. Bisogna renderlo elettrico. Allora, collegare la colonna dello sterzo al tronchetto. Ale, adesso anche un meccanico devo essere. Quindi prima si mette questo. E adesso questo. E lo attacchi qua e diventa motorizzato. Oh, okay. Hai sentito clac? Madonna. Ok. Questa cosa è fighissima. E qua ci va il volante. Ok, fatto. Il vostro Aqua Cruise è dotato di una batteria che necessita una particolare cura, poiché durante il suo normale ciclo di utilizzo rilascia gas potenzialmente esplosivi. Ragazzi, di colpo non ho più voglia di provare questo prodotto. Usare una piccola moneta per svitare il tappo a vite in senso antiorario. Serve una piccola moneta. Ho trovato una monetina da un centesimo. Allora, qua dietro c'è questo. Solo che mi hai preso una moneta piccolissima. Ma c'è scritto una moneta di piccole dimensioni. Forse è un po' troppo piccola. Vabbè, ma cioè, se mi dici piccola, io faccio il meglio del piccolo. No, vecchio, portamene un'altra. Ma che palle. Ecco qua. T'ho un'altra moneta. Ah, questa mi sa che va bene. Bene. Perché non hanno scritto, per favore, prendete una moneta da 20 centesimi. Oh, eccolo qua. Le. Vanno qui dentro le batterie. Allora, tienimi le batterie, te. Perché devo tenere io le batterie esplosive, scusa? Teoricamente, il nero va col nero e il rosso va col rosso. Sembra saldo. Ok, sembrerebbe non essere esploso. Dopo giusto un paio di problemi siamo riusciti a montare questo incredibile mezzo di trasporto, quindi andiamolo a testare. È tempo della verità. Ah, per salire. Oddio. Serve un buon equilibrio o... No dai, mi sembra che mi tenga comunque. E adesso se lo accendo. Oddio, sto iniziando ad andare. Oddio. Però posso dire che, cioè, effettivamente è veramente lento. Secondo me dobbiamo provarlo in un'acqua un po' meno tranquilla. Sembri un pirla. Noi penso siamo le uniche persone che vogliono salire sul jet. Oddio. Attenzione. Signori, ho acceso il motore. Pronto per accelerare. Wow, cavolo ragazzi, guardate qua. Formula 1. Posso dire che è la cosa più lenta del mondo. Ma non senti l'adrenalina pura? È imbarazzante, posso dirlo. It's electric. Extremely fast. Speed, yeah. Devi andare. Più veloce. Vecchio, ti stai divertendo? Sono alla massima velocità. Sì, ma vecchio, vuoi mettere? Cioè, così sei il re della spiaggia. Cioè, tu non mi guardi e dici, cavolo, quello sì che è un figo. Bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso, mi raccomando, lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!